Forse sei tu. Si intitola così questo brano a firma di Elisa, la famosa cantante nata nel 1977 in quel di Trieste. Propone un brano che probabilmente ha molto da offrire in termini di significati, di significato. Dovendo fare un'interpretazione di questa canzone, un'interpretazione del tutto personale, del tutto individuale, vi posso dire che secondo me Elisa in questa canzone intitolata O forse sei tu, si chiede, si domanda: siamo noi o non siamo noi? Sei tu o non sei tu? Insomma, c'è una domanda, c'è un'incognita che viene ad essere diffusa. Una domanda che però effettivamente parlando non c'è, perché nel titolo di questa canzone non c'è, non appare, non si palesa un punto interrogativo. È una frase, o forse sei tu. Quindi diciamo che in maniera probabilmente sottintesa Elisa si pone questa domanda, una domanda che però effettivamente parlando non viene fuori perché manca, perché non è presente il punto interrogativo. Bene, quindi voglio congratularmi con Elisa per averci messo l'ottima capacità che ha a livello musicale, per aver comunque scritto una pagina importante della musica italiana anche attraverso questo brano che viene ad essere portato, viene ad essere cantato da lei stessa al Festival di Sanremo 2022. Elisa dunque, cantante rinnovata, cantante nuova, cantante che rinnova il suo baricentro culturale o meglio musicale attraverso un'opera come questa, che deve essere vista, apprezzata e soprattutto ascoltata totalmente. Un saluto caro a voi da Leandro, narratore italiano, e complimenti a Elisa.